Buongiorno, sono circa 50.000 anni che l'umanità va in giro per il mondo. Tutti i buoni principi e i valori dell'umanesimo che il genere umano ha imparato e messo in pratica in tutte le religioni sono spuntati da un'esperienza di strada. Per esempio, per il cristianesimo, che da quasi 2.000 anni ispira molti dei sistemi sociali in Occidente, il principio fondante e costituente è la misericordia vissuta con tenerezza, quella impersonata dal buon samaritano che ha insegnato i 12 verbi del muoversi per strada e che così è divenuto anche il maestro di strada più conosciuto in tutto il mondo e in tutti i tempi. Ricordiamoli velocemente quei 12 verbi. Il primo è il più divisivo, è anche escludente: si mise in viaggio. Sia dunque chiaro che i ben pensanti e i benestanti, che se ne stanno al sicuro a casa loro, in questa accademia della strada nemmeno ci entrano. Poi ci sono i quattro verbi della pedagogia in movimento, del processo educativo analitico: lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, scese. Senza questi modi attivi di muoversi per strada, è inutile andarci. Anche il vedere è un muoversi verso. Gli altri due passanti avevano guardato, ma non avevano visto lo scartato. Lo avevano considerato irrilevante, invisibile per i loro interessi o per la loro agenda del giorno. Chi non si muove per strada sono le auto ferme, parcheggiate con il freno a mano tirato e il motore spento, le panchine, i cartelli della pubblicità, i cassonetti della spazzatura. Poi ci sono i quattro verbi dell'azione risolutiva: versò, fasciò, caricò, lo portò. Siamo quindi già arrivati a 9 verbi e non abbiamo sentito nemmeno uno che sia relativo a chiacchiere, a liturgie, a prediche. Non fece neanche un commento critico su quegli altri due menefreghisti che il bisognoso percorso per strada lo avevano scartato. Neanche un post, neanche una parola di protesta. Niente chiacchiere. Finora solo analisi veloci e azione riparativa con gli strumenti giusti. E infine ci sono i tre verbi della responsabilità: si prese cura, pagò. Questi due indicano la cura e la custodia di strada pagata di tasca propria, fino poi al 12° e ultimo verbo: al mio ritorno salderò. Quest'ultima azione è l'unica espressa in parole. È una promessa, è un impegno di continuità dell'azione, per dire sia al locandiere che alla persona scartata che io ci sarò, anche dopo, puoi contare su di me. È l'unica volta dove le parole creano fiducia, speranza, non solo nel tempo immediato, il Cronos, ma anche nel processo di cambiamento del tempo, il Kairos. Basterebbero questi 12 verbi a ispirare una strada maestra di trasformazione e di formazione. A me sono bastati. Anch'io ho trovato la mia ispirazione, la vocazione della mia vita per strada a 14 anni, sulle mulattiere di Genova vicino a Dinegro, dove da ragazzo andavo a far giocare dei bambini handicappati e dei bambini cerebrolesi. Per strada ci si muove quasi sempre. Anche quando ci si ferma un momento per lasciare passare un altro, per osservare meglio, sono anche quelli atti di movimento, di passaggio dall'io al noi.
Per strada ci si confronta in ogni momento, con scenari che cambiano in continuazione. Per questo la strada non ripete mai due volte la stessa lezione. Per strada ci sono tanti incroci che spuntano previsti o imprevisti, dove bisogna scegliere da che parte andare. E negli incroci tutti capiscono che non è possibile che passi sempre o per primo solo chi viene da una parte e non gli altri. È una bella lezione magistrale sull'uguaglianza dei diritti di uso e di accesso ai beni comuni. Per le strade del mondo ci sono, in ogni momento, incidenti involontari o causati dall'uomo. Ci sono miliardi di incontri ogni giorno, alcuni dei quali diventano scontri o rischiano di diventarlo. Ci sono tanti traumi, ci sono tanti scarti. Ci sono le vetrine gioiose del Natale e le saracinesche chiuse dei negozi falliti. Si possono vedere le auto di lusso a fianco alle biciclette vecchie e arrugginite. Ci sono i grandi palazzi, i monumenti ai grandi uomini del passato, magari a cavallo, su un piedistallo di marmo, a fianco ai morti di inedia, di dimenticanza, ai morti di dentro, ai morti di fame, i quali magari invece del cavallo hanno a fianco un cane, anche lui morto di fame, e tutti e due dormono su un piedistallo di cartone vecchio e bagnato, più freddo di quello di marmo. Per strada ci sono le belle chiese illuminate e i campanili imponenti, con belle croci e tabernacoli d'oro che custodiscono il corpo di Cristo e le opere d'arte. A fianco a ragazzi tossici sulle scalinate delle chiese chiuse e spente, che custodiscono un po' di eroina in una bustina di plastica e qualche scarafaggio che si è infilato nelle loro tasche strappate. Per strada ci sono spesso i lavori in corso, che insegnano ad accettare qualche disagio oggi per stare meglio domani. Per strada ci sono le buche e i marciapiedi sconnessi, le trappole dei tombini aperti, ci sono i cinghiali e altri animali a passeggio che insegnano a tutti che ogni rischio è un'opportunità per imparare a destreggiarsi tra i pericoli e fare un passo più lungo per saltare il pericolo. Andando per strada ci sono mete lontane e mete vicine, ma anche quando sono lontane, la strada serve a garantire che ci si può arrivare, se si vuole. La strada rappresenta la garanzia, la vera speranza del cammino. Per questo vedo una grande somiglianza tra le origini della parola maestro o maestra e la parola strada. Magister, in latino, era colui che aveva un qualcosa di più rispetto al minister, il servitore. Magis in latino significa di più. È divenuto mas in spagnolo e in inglese e anche in italiano. Un master segna una conoscenza superiore. Strada, dal latino strata, è un termine così antico che è rimasto ripetuto in quasi tutte le lingue europee. È il participio passato di sternere, nel senso di stendere, appunto, più strati di pietre e selciati che fanno più solida la via. Ambedue le parole offrono una visione di continua aggiunta, di miglioramento di sé, di movimento e azione verso l'eccellenza. Ambedue offrono resistenza durevole contro le debolezze dell'ambiente circostante. Offrono salvezza dai rischi. Ben vengano dunque le tante ispirazioni che sono venute dall'uso positivo del farsi strada nella vita, l'incoraggiante aveva ancora tanta strada da fare. Il proverbio delle strade più famoso e più usato in Italia è quello che sancisce che tutte le strade portano a Roma. È un buon proverbio, anche se un po' conservatore e non tanto incoraggiante all'impegno personale.
Ricorda però che ogni strada collega persone, esperienze, comunità, e se si vuole giungere a una meta, si può passare da qualunque parte, purché si tenga presente dove si vuole arrivare. Il viaggio, il percorso, il cammino sono a disposizione di tutti, e sono quelli che contano e sono quelli che servono, perché la destinazione non mancherà mai. Noi genovesi invece amiamo moltissimo un altro detto molto più esigente, che obbliga a riflettere sulle sorprese della vita. Diciamo spesso che un coraggio do fi un va in San Lorenzo. Il vicolo del filo non va più a San Lorenzo. La piccola strada del filo, nome tratto dai tanti negozi e dalle filande di seta che ospitava, era la strada principale per salire direttamente dal porto alla chiesa di San Lorenzo, patrono e cattedrale della città. Era la comunicazione diretta tra lavoro e commerci del porto e le cose sacre della cattedrale e anche le zone residenziali dell'epoca. Vi abitavano in Vico del Filo molte tra le famiglie più importanti della Repubblica Marinara di Genova, perché appunto collegava il mare alla terraferma e alle vicine colline e i forti di difesa del porto. Ma un imprevisto riassetto urbano per costruire una piazza che prima non c'era davanti alla cattedrale deviò la strada verso nord e pertanto essa non sbucava più in cattedrale. Il disappunto dei genovesi fu molto grande e reso duraturo da quel modo di dire ancora oggi comunissimo. Tuttavia il coraggio del filo non fa perdere nessuno. Bastano due passi in più e si arriva lo stesso a un ingresso laterale della cattedrale. Non vi sembrano queste ottime immagini della strada maestra? Certo, in strada c'è qualche difficoltà in più, qualche sorpresa, qualche imprevisto, che sono però utili per educare per la strada, invece che in una classe o in una università. Però nella strada si trovano tutti gli strumenti per rendere sicuro il conoscere se stessi e il miglioramento di sé, per lavorare insieme e educare il noi invece che l'io. Si può farlo ripetutamente, provando e riprovando per prova ed errore, aggiungendo tanti strati per rendere sicuro ogni cammino educativo, anche per coloro che senza la strada maestra resterebbero indietro. E perfino quando la strada prende una brutta piega e non va più dove si sperava che andasse, basta accettarlo e fare due passi in più per ritrovare la cattedrale. Allora, buon lavoro a tutti e a tutte in questa giornata di avvio del cammino di strada maestra. Grazie e ciao.